Press, abbiamo finito questa cena, siamo stati bene. Dai, fammi un po' di considerazioni di questa serata, e penso veramente. Vabbè, della serata non si può che parlare benissimo per l'ambiente, per l'atmosfera, ma anche per l'ospitalità, perché abbiamo cenato ottimamente e siamo stati in letizia. Abbiamo, come dire, mitigato la delusione del pomeriggio, che purtroppo è inutile negarlo, ci ha un po', come dire, rovinato la festa futura di Natale. Però ora non vorrei essere eccessivamente. No, infatti, parliamo dello spirito che c'è stato oggi di tanti giovani. Stasera, cioè, è stato veramente bello avere tutta la squadra. Vedere l'armonia che c'era fra tutte le componenti della società, della squadra, dei dipendenti, degli sponsor, di tutti i soggetti che sono intervenuti. Ha fatto particolarmente piacere vedere uno spirito positivo, nonostante il risultato appunto non del tutto soddisfacente di oggi pomeriggio, fra i giocatori, che hanno fatto vedere comunque che il gruppo c'è, e questa è la base di partenza per tutti i risultati che sicuramente verranno nel momento in cui certe disfunzioni verranno un pochino appianate. Ma stasera è stata veramente molto molto bella, e ovviamente dobbiamo ringraziare l'organizzazione, in primo luogo ovviamente Jacopo Tonelli, perché si è dimostrato per l'ennesima volta una persona molto capace in tutto quello che è l'aspetto amministrativo e organizzativo della società, che spesso è quello che risalta meno, ma che invece è il famoso lavoro fondamentale, sporco. Il lavoro oscuro, sì, di chi poi alla fin fine, come dire, si sbatte più di chiunque altro, senza avere quasi mai le luci della ribalta, quello anche per una sua scelta, diciamolo pure, francamente, che non ama particolarmente le luci della ribalta, contrariamente all'istronico presidente che vi sta parlando, ma questo è un altro discorso. Però obiettivamente, ecco, abbiamo avuto la riprova di come la famiglia Lamioni sa gestire quello che sono non soltanto le società sportive, ma tutto il contesto in cui si deve operare in una città abbastanza difficile come Grosseto, che è sempre un po' avara, diciamolo francamente, in questo punto, ma che comunque sinceramente serate come questa rincuorano, e perché obiettivamente fanno sentire una vicinanza che in certi momenti sembra un pochino più venir meno, ma in realtà alla fin fine la città è con noi e la tifoseria è con noi, e quindi alla fin fine, diciamo, questa armonia non può che alla lunga avere gli effetti positivi, e speriamo anche quelli auspicati fin da quest'estate. Presto, l'hai scritta la letterina a Babbo Natale, cosa chiedi? Vabbè, è troppo facile, dai, la risposta. Come fai a dire un'altra volta? Dunque, è ovvio che io chiedo. Ora, la battuta mi verrebbe facile di dire, ma delle cose un pochino più cattive, perché poi il mio animo perverso ogni tanto emerge al di là di quello che vorrei far vedere. Ma è chiaro che, insomma, è troppo facile dire che l'anno prossimo Serie C. Perfetto. Allora, è troppo facile, però c'ho anche un secondo desiderio, come l'Aladino con la lampada. Vai, allora facciamo così, ti lascio un ultimo minuto per auguri e per un altro pensiero. Allora, tanti auguri a tutti i tifosi, ovviamente i miei colleghi dirigenti, e a tutti quelli che ruotano intorno all'Unione Sportiva Grosseto, che anche per motivi ovviamente di tempo festeggia il suo primo Natale in modo compiuto. Il primo vero Natale Lamioni, esattamente. E che si vede il passo diverso obiettivamente rispetto
al passato anche recente. Per il resto, il secondo desiderio è che la città si stringa ancora di più intorno alla società, mostrandogli una fiducia e una vicinanza ancora maggiore di quanto è stato, perché qualche momento... sembra che la parte imprenditoriale, con le tavolate piene di imprenditori oggi, hanno sponsor, questo è stato molto importante, ma non piano piano si stanno sciogliendo tutti. Sì, questo è molto importante, è vero quello che dici, ma probabilmente la famiglia Lamioni meriterebbe anche qualcos'altro in più. Perfetto. Sono sincero, la risposta è positiva, ma si può fare di meglio e, ripeto, soprattutto la gestione, la proprietà merita, secondo me, molto di più. Presto, io ti ringrazio e ti faccio tanti auguri. Auguri a tutti voi di Grosseto Sport, a Iuri, a te e a tutto il vostro staff. Grazie.